Io capisco l'imbarazzo da no, parte no, di chi oggi deve difendere un governo che rispetta l'opinione pubblica. L'imbarazzo dovrebbe essere vostro, che non io, ci siete riusciti stato oggi. Sì, no, davvero, diamogli la possibilità di replicare e poi io devo andare in pubblicità. Dublino, Dublino 1 è del 90, Dublino 2 è del 2003, Dublino 3 è del 26 giugno 2013. E il governo non era governo Maroni, ma era governo Letta. Infatti è migliorato. E quindi volevate al governo. Infatti potevate è stata cambiare, migliorata Dublino. Volevate cambiare Dublino, potevate cambiare Dublino, non è stato assolutamente fatto. Ah, è stata migliorata. Detto questo, a me stupisce una cosa, che se Manuel Valls, che è premier francese, socialista, di sinistra, che va sul palco con Renzi in camicia bianca, dice no alle quote, no agli immigrati clandestini. Vediamo il 20 giugno che dirà. Sì al rimpatri. Vediamo sì il 20 ai respingimenti. Sì al potenziamento della polizia alle frontiere. Tant'è che per dire questo non è andato a Cannes, ma è andato a Mentone sul confine. Allora, se lo dice Manuel Valls, va bene. Se le stesse identiche cose le dice Matteo Salvini, no, non va è bene, uno sciacallo. Non va bene, allora, detto che non dobbiamo, va bene. Dobbiamo renderci conto che un problema straordinario come quello tanto della gestione dei flussi migratori quanto quello del terrorismo, perché mica lo dice la Lega che questo è un potenziale terrorista, ce lo dicono gli inquirenti. Allora noi diciamo che un problema straordinario come questo, eccezionale come questo, che vede l'Europa totalmente disinteressata, ma non è sottosegretario vero, Graffi sa benissimo che l'Europa sta decidendo di non decidere, non tira la palla, tira la palla in avanti per prendere tempo. Abbiamo ottenuto dei risultati nel questo è la valutazione che noi diamo. Poi rispetto diciamo che il 16 giugno Juncker. Siamo tutti qui. Io vi do già appuntamento, lo dico a chi ci guarda da casa, il 16 giugno ci diciamo se ha ragione Molteni. Situazione eccezionale. Il dubbio c'è. Situazione eccezionale, straordinaria, con un rischio enorme per il nostro paese, proporre come stiamo facendo noi, come ha fatto Cameron, come ha fatto Valls, che in questo momento particolare il canale di Sicilia, il Mediterraneo, che è la porta dell'Italia e la porta dell'Europa, quella porta lì venga chiusa. E quindi si ripristini il controllo delle frontiere, si ripristini il controllo dei confini, si rimette in discussione Schengen. Schengen è sospensibile. Siamo disponibili a perdere un pezzettino di libertà per avere un pezzettino in più di sicurezza? Noi diciamo di sì, in questo momento di straordinaria quindi blocchiamo nel mare queste persone che arrivano. L'ipotesi del blocco navale. Diciamo gentilmente guardi te ne vai dall'altra parte. Guardi che l'ipotesi del blocco navale. Assolutamente casa. Sì, noi siamo oggi nelle condizioni di dire prestiamo soccorso, assistenza e soccorso e i barconi anziché riportare in Italia li riportiamo in Libia. E come li riportiamo l'ipotesi, in Libia? Cioè diventa un attacco con le nostre navale. Navi militari? Cioè l'ipotesi del blocco navale, che ovviamente scaturisce, scherno, dileggio, ma è un'ipotesi assolutamente sostenibile, che il nostro paese ha già fatto negli anni 90 rispetto all'Albania. L'ipotesi del blocco navale è stata sostenuta da Bernardino Leone, che non è un leghista. Non e con chi ci mettiamo d'accordo in Libia per fare il blocco così navale? Come se l'Europa, un atto di guerra. Così come l'Europa e la NATO e l'ONU stanno con difficoltà tentando di prendere degli accordi con in modo particolare il governo legittimamente riconosciuto di Tobruk in Libia, stessa cosa la si può fare sul blocco navale. Non siamo più nelle condizioni nel e non possiamo più li mandiamo indietro, nel frattempo li mandiamo indietro, li soccorriamo, gli diamo soccorso, li mandiamo gli soccorso e assistenza e il barcone lo allora io mi devo fermare, Ivo May, andiamo in pubblicità e poi